Eccoci di nuovo da Strasburgo, dalla sessione plenaria del Parlamento europeo, primo giorno della penultima sessione prima dello scioglimento dell'Assemblea, appunto in vista del voto del 23, 24, 25 marzo. Buonasera ai nostri ospiti che sono il candidato dei liberal democratici europei alla presidenza della Commissione europea, che è Guy Verhofstadt. Grazie di essere con noi, Presidente, e grazie a Paolo De Castro del Partito Democratico, dunque socialdemocratici europei, che è il Presidente della Commissione Agricoltura qui a Strasburgo. Abbiamo però sentito l'esordio di Piercarlo Padoan, domani impegnato nell'Ecofin, nuovo ministro dell'economia italiana, ministro del governo Renzi, che ha risposto a molte domande, ovviamente non è entrato nei dettagli, però a chi gli chiedeva, ma insomma, i soldi che non ha trovato Monti e che non ha trovato Letta, voi dove li trovate? Beh, il ministro Padoan ha risposto appunto che non sarebbe entrato nei dettagli, ma che comunque l'azione del governo Renzi seguirà quella del governo Letta per molti aspetti, e soprattutto la prima cosa che Padoan ha indicato è stato il tema della spending review. Il secondo tema è quello della crescita, crescita e occupazione. Sappiamo, è molto atteso il Big Wednesday, il grande mercoledì in cui Renzi annuncerà misure sulla detassazione a favore del lavoro e misure sulla casa. Bene, ha detto su questo il ministro Padoan, la priorità è ovviamente una nuova politica per la crescita e per l'occupazione, però non disperdendo tutti quegli interventi di finanza pubblica che poi adesso sono diventati molto più sostenibili, anche perché la crisi sembra essere più lontana, in questo riconoscendo anche il merito dei governi che hanno preceduto appunto quello di Matteo Renzi. Vedremo che cosa succederà domani all'Ecofin a Bruxelles, vedremo che cosa succederà domani dopodomani con il Consiglio dei Ministri in cui Renzi annuncerà queste misure tanto attese. Torniamo in Europa, cominciamo da lei, Presidente Verhofstadt, perché lo diciamo, fra due mesi si vota, queste sono elezioni diverse, perché i sondaggi indicano che non sarà più soltanto elezione destra-sinistra, sinistra contro destra, moderati contro i riformisti, ma sarà anche un'elezione in cui ci saranno coloro i quali che votano a favore dell'Europa e coloro i quali invece credono che l'Europa non debba esserci più, e non debba esserci più nemmeno l'euro. Sono d'accordo, io penso che per la prima volta noi vogliamo vedere delle elezioni a livello europeo. È una battaglia tra gli euroscettici, i populisti, i nazionalisti e le forze politiche in Europa che sono pro-europeo. È molto importante perché io penso che le cittadine devono capire che solamente con più di Europa e non meno di Europa posso uscire dalla crisi, perché ha la moneta unica, ma questa moneta unica necessita anche un'unione economica, un'unione fiscale, un'unione bancaria, un'unione politica, e anche per l'Italia una cosa molto importante, un mercato obbligazionario unico per fare abbassare le tassi di interessi per l'Italia. Allora, Presidente De Castro, lei qui presiede la Commissione Agricoltura, quanto è importante, facciamo dei numeri, l'agricoltura in Europa? Beh, importantissima, basti pensare che circa il 40% del bilancio europeo è ancora politica agricola comune, e noi abbiamo appena fatto una riforma importante che proprio oggi Eurobarometro ha registrato: un 77% dei cittadini europei che hanno detto che sono favorevolmente orientati ad accettare questa nostra proposta. Una riforma che non solo garantisce le risorse, ma soprattutto una riforma che renderà una politica verso i giovani in maniera più incisiva, una politica più attenta al verde, più attenta al greening, come l'abbiamo chiamata, ma nello stesso tempo una riforma che renderà le nostre imprese agroalimentari più forti e più competitive. Insomma, abbiamo argomenti per smontare l'euroscetticismo, per smontare i populismi che purtroppo, come diceva Guy Verhofstadt, sono molto, molto importanti. Ricordiamo che abbiamo la prima volta la possibilità di votare i leader europei. Guy è il candidato dei liberali, il mio gruppo è candida Martin Schulz, che è l'attuale Presidente del Parlamento, così come il PPE candida Juncker, quindi avremo la possibilità con tre grandi leader europei, perché io patteggio per Martin Schulz, ma Guy Verhofstadt è sicuramente un grande leader europeo,
per l'Europa, perché abbiamo bisogno di più Europa, far capire ai nostri cittadini che senza Europa non andiamo da nessuna parte, magari cambiamola questa Europa. Allora, intanto ricordiamo che non ci sono soltanto questi tre candidati, ma bisogna ricordare anche gli altri candidati. Mi aiuti lei, Verhofstadt, gli altri candidati sono Tsipras. Diciamo, la sinistra che fa più o meno riferimento poi le Verdi, al due. Anche, cioè, poi sono dei candidati per le Verdi, sì. Per i Verdi ci sono due candidati, sì. E poi c'è il candidato di Europe Freedom and Democracy. C'è il candidato dei conservatori? No, nessuno è candidato dei conservatori, perché i conservatori non credo in questa elezione, non voglio presentare un candidato per la presidenza della Commissione europea. Io penso che è necessario di fare capire ai cittadini italiani che naturalmente l'euroscetticismo è veramente un menzogno. È un menzogno, perché non posso veramente trovare delle soluzioni per i nostri problemi oggi in questo mondo senza una soluzione continentale, una soluzione a livello europeo. È necessario di ritrovare la nostra sovranità a livello europeo, perché tutti i problemi, per esempio la migrazione che viene dall'Africa, o per un altro esempio, tutto questo problema, il cambio climatico per esempio, sono dei problemi che solamente posso risolvere a livello europeo. Allora questo è veramente necessario in questa elezione, che le cittadini in Italia capiscono bene che le soluzioni a livello nazionale non voglio niente dire in futuro, nel mondo di futuro. Allora, il tema, diciamo così, del rapporto sinistra-destra, riformisti, moderati, come dire, conservatori e progressisti è soltanto uno dei temi, perché lo dicevamo e lo vedremo in che modo, in che misura, ma insomma tutti i sondaggi indicano che questa volta sarà anche veramente una sorta di referendum sull'Europa, e quindi queste elezioni sono ancora più importanti. Sì. Torniamo un attimo in Italia, perché prima il presidente Verhofstadt mi chiedeva se era stato votato l'Italico, io gli ho risposto mentre aspettavamo di riprendere la linea, che domani probabilmente sarà il voto finale, però oggi è in discussione una cosa molto importante, cioè il tema della parità di genere, e dunque la linea di nuovo a Luca Moriconi da Montecitorio. Sì, eccoci, si stanno votando proprio gli emendamenti che riguardano le quote rosa, Donato, e allora l'intenzione è quella di chiudere la partita su tutti gli emendamenti che erano stati accantonati precedentemente in serata, per poi arrivare domani mattina alle dichiarazioni di voto e al voto finale proprio qui alla Camera sull'Italicum, sulla nuova legge elettorale. La Commissione Affari Costituzionali con il Comitato di Nove ha rimesso in aula ogni decisione per quanto riguarda le quote rosa, mentre nel frattempo è stato ritirato da Forza Italia il decreto Salva Lega. Ora, per quanto riguarda il voto su questi emendamenti che riguardano le quote rosa, si procederà attraverso il voto segreto, perché sono state raccolte 46 firme di schieramenti trasversali, quindi 46 firme singole di singoli deputati. Si procederà quindi ad un voto segreto, fermo restando l'indicazione data dai partiti principali, che hanno lasciato libertà di voto ai propri deputati, e abbiamo visto poco fa anche nei vari interventi alla Camera, che stiamo anche vedendo in questo momento in diretta, le varie espressioni soprattutto da parte delle deputate che in maniera trasversale, oggi vestendosi tutte di bianco, una novantina circa, hanno indicato il loro voto favorevole per questi emendamenti, anche contro in alcuni casi le indicazioni dei propri partiti, come è stato il caso di Stefania Prestigiacomo, che lo ha detto apertamente: voterò in dissenso con le indicazioni date dal partito. Forza Italia era assolutamente contraria a questo emendamento sulle quote rosa. Restano aperti poi i nodi per quanto riguardano le preferenze, la ripartizione dei voti in seggi, mentre è stato votato l'emendamento che dà delega al governo per disegnare i collegi elettorali, massimo dovranno essere 120, e per quanto riguarda le multicandidature, l'emendamento che si sottoporrà all'esame dell'Aula prevede massimo 8 volte la ripetizione di una stessa candidatura per 8 appunto collegi, per 8 seggi elettorali. Per il momento è tutto. Grazie Luca Moriconi. Le faccio una domanda sull'Italia, De Castro, che mi permette poi, perché il tema del lavoro è centrale in queste elezioni. Assolutamente. E allora io le dico: che aspettative
nei confronti di questi provvedimenti annunciati dal governo. Non le chiedo la legge elettorale perché ci ha raccontato benissimo il nostro inviato, però insomma, che si può fare? Padoan, il ministro dell'economia, ha appena detto che comunque la politica del governo Renzi per forza di cose sarà in continuità, almeno per quanto quello che riguarda, diciamo così, l'approccio alla spesa con il governo Letta. Io devo dire che questo Job Act l'abbiamo guardato, adesso ci aspettiamo ovviamente che la proposta si concretizzi, però mi ha fatto molto piacere registrare per esempio che al primo punto tra i settori che creano occupazione viene citato l'agroalimentare. Io voglio ricordare ai nostri telespettatori italiani, l'agroalimentare è l'unico settore che in questi due ultimi anni di crisi, 2012-2013, è l'unico che ha avuto una crescita del fatturato, una crescita delle esportazioni e una crescita dell'occupazione. Quindi mi ha fatto piacere vedere negli schemi di questo Job Act che si interviene proprio su un settore che può dare grandi speranze e grande crescita. Ricordiamolo che a livello europeo è il primo settore a livello manifatturiero dell'Europa come esportazioni. Quindi io mi aspetto ovviamente quella concretezza di cui il Presidente Renzi ha più volte manifestato e che questa concretezza ci dia anche la chiara dimostrazione qui in Europa che facciamo le cose seriamente. Allora, Presidente Verhofstadt, nel vostro programma che importanza ha il lavoro, come viene trattato? Tra l'altro ci sono iniziative che riguardano l'ALDE, appunto i Liberali Democratici Europei, anche in Italia, c'è stata una presa di posizione di simpatia dimostrata dall'ex Presidente del Consiglio Prodi. Il lavoro? Sì, per ritrovare la crescita in Europa e in Italia io penso che è necessario di continuare l'integrazione europea. Il più veloce possibile fare l'introduzione di un mercato obbligazionario unico, il più veloce possibile anche iniziare un vero governo a livello europeo, perché non è possibile di continuare con la moneta unica senza un'unione economica, fiscale e bancario. E per veramente prendere la difesa di questa proposizione ha preso un'iniziativa in Italia, va a presentare una nuova lista in questa elezione europea sul nome Celta Europea. Celta Europea è veramente una lista centristi, liberale, riformisti, per fare una scelta per l'Europa, per questa scelta per l'Europa è assolutamente necessario. Presidente, le faccio un'ultima domanda, poi ne faccio una anche a Paolo De Castro. Allora, ci dice, per titoli si dice in italiano, no? In una parola, quali sono le keywords, le parole chiave del vostro programma? Lavoro, poi? Lavoro, crescita più di integrazione europea, perché ancora una volta è un menzogno di dire oggi che senza l'Europa è possibile di uscire dalla crisi. Il mondo è globalizzato. Perché è impossibile uscire dalla crisi senza l'Europa, Presidente? Perché altrimenti deve ritornare alla moneta a livello nazionale, deve ritornare alla lira e deve ritornare alle devaluazioni competitive che ha visto in Italia le ultime 20 anni, prima dell'introduzione dell'euro. E se sono le semplici cittadini che vanno a pagare questo, se è necessario di ritornare verso la moneta nazionale, la lira. Allora De Castro, io ho 3 minuti per lei e le chiedo, in Italia ogni elezione assume sempre un valore nazionale, le amministrative, piccole, grandi, ricordiamo anche che ci sarà, lo ricordiamo a Strasburgo, ma è importante per l'Italia che ci sarà anche una tornata amministrativa con 4.000 comuni, due regioni, insomma. E io le chiedo, secondo lei, quanto sarà importante per il futuro di questo governo, anche per gli equilibri complessivi del Paese, l'esito delle elezioni europee? Beh, l'esito è sicuramente importantissimo, è il primo test vero che si farà sul governo, che si farà su Matteo Renzi, questo non c'è dubbio, e questo è il motivo per cui stiamo lavorando intensamente per costruire delle candidature come Partito Democratico molto forti che possano riuscire davvero a raggiungere quelle aspettative. E poi perché il voto per l'Europa, diceva bene chi prima, insomma, noi non possiamo permetterci di avere meno Europa, dovremmo spiegare ai nostri cittadini che chi parla di contro l'euro, che vuole uscire dall'euro, è
una menzogna, è una bugia. I primi a pagare sarebbero i nostri risparmiatori. I risparmi dei nostri italiani verrebbero dimezzati di valore in una frazione di secondo. Non è possibile. Quindi dobbiamo far capire invece che l'Europa siamo noi, che se l'Europa prende decisioni sbagliate o decisioni giuste, dipende dal ruolo di partecipazione degli italiani e di chi rappresenta l'Italia in Europa, perché l'Italia c'è in Parlamento, c'è in Consiglio, c'è in Commissione. Quindi facciamo in modo di costruire assieme ai nostri colleghi europei un'Europa che vada nella direzione che noi vogliamo: più crescita, più lavoro, più opportunità per le imprese, uscire da questa stagnazione europea. Perché gli americani, che hanno più debiti di noi, sono ripartiti? I giapponesi hanno un debito quasi doppio, no? Eppure sono ripartiti. Quindi dobbiamo davvero rimettere in moto la fiducia e la voglia di credere in questa istituzione, l'Europa. Allora, intanto molte grazie a Paolo De Castro, Presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo, credo ricandidato alle prossime elezioni europee. Credo di sì, spero di sì. Allora, sì. Molte grazie a Guy Verhofstadt, che è stato per 8 anni primo ministro belga, che è tuttora il presidente dei liberali europei, ma che in questa veste è il candidato appunto dei liberali democratici europei alla Commissione europea. Ricordiamo anche che è la prima volta che i cittadini possono scegliere direttamente il futuro presidente della Commissione. E qui a Strasburgo nei prossimi giorni si parlerà di molte cose. Ci sono due enquete, due dossier particolarmente interessanti: uno sulla Troica, uno sul caso noto come NSA, insomma, questa storia di spionaggio che ha attraversato il mondo. Noi li seguiremo ovviamente fino a mercoledì da qui, non perdendo mai di vista la politica italiana, perché saranno giorni davvero importanti. Domani probabilmente l'approvazione definitiva alla Camera della legge elettorale e poi mercoledì il Consiglio dei Ministri, da cui verranno partoriti questi primi provvedimenti davvero molto attesi del governo di Matteo Renzi. Voglio ringraziare come sempre Tiziana Cantarelli, ma anche Iman Sabah in regia, la redazione politica e parlamentare di Radio 24, lo studio, la regia. Ci vediamo ancora da Strasburgo domani in diretta alle 18.30 su Radio 24. Buona serata.